Nell'autunno del 1962, dopo Accattone, Mamma Roma, mentre alle prese con la ricotta, Pierpaolo Pasolini accetta la proposta di un piccolo produttore, Gastone Ferranti, editore del cinegiornale Mondo Libero, di realizzare un film di montaggio a partire dai materiali di attualità delle ultime annate di quel rotocalco cinematografico. Dal magma di 90.000 metri di pellicola, Pasolini seleziona una sequenza di immagini emblematiche della storia e della cronaca recenti. Li modifica nel sonoro e nel montaggio e li lega con un testo dove i brani in versi sono letti da Giorgio Bassani e le parti in prosa da Renato Guttuso. Ma mentre Pasolini è al lavoro in Moviola, il produttore, forse per scrupoli politici o forse per motivazioni commerciali, decide di trasformare il film in un'opera a quattro mani, affidandone una parte a Giovannino Guareschi, secondo lo schema giornalistico del visto da destra, visto da sinistra. Pasolini reagisce con irritazione a quella coabitazione forzata, ma alla fine accetta e rinuncia alla prima parte del suo film per lasciare spazio all'episodio di Guareschi. Ci sembrava interessante, e una forma di risarcimento dovuto, provare a restituire, dopo tanti anni, all'opera di Pasolini i connotati dell'originale. Partendo dal testo del poeta e dalla collezione di Mondo Libero, abbiamo dunque lavorato alla ricostruzione, o meglio alla simulazione, di quella prima parte mancante e la presentiamo, naturalmente con beneficio d'inventario, al pubblico di oggi. Il tempo fu una lenta vittoria che vinse vinti e vincitori. Presto vennero i giorni in cui le autorità non si distinsero dalle folle mediocri degli elettori nelle grandi cerimonie per le feste o i lutti della città. Il tempo fu una lenta vittoria che vinse vinti e vincitori. Presto vennero i giorni in cui gli eroi vestirono il grigio e chi era buon cittadino prima della guerra tornò ad essere un buon cittadino nella fede cattolica e nella ferocia borghese necessarie alle cerimonie della città. Il tempo fu una lenta vittoria che vinse vinti e vincitori. Nel mio paese, che si chiama Italia, i giorni di quella vittoria furono le estreme onoranze a uno statista che preservò con dignità lo Stato dalla distruzione fascista e dalla speranza di una nuova storia. In terza classe, in cassette di legno da pochi denari, su camion dell'esercito regio che i ragazzi senza pregio, imbracati come manovali, li portarono a morire, magari cantando canzonette, tornano gli ultimi concittadini, senza pregio in vita e senza pregio in morte. Una benedizione per l'andata e una benedizione per il ritorno. Dentro quelle cassette il ragazzo che torna non sa di essere un martire ormai inutile e che falsa è la pietà. Nelle piccole urne le ceneri dei morti di Cefalonia. Mentre esse vengono sbarcate e caricate sui camion, si alza il pianto dei familiari per quel tributo d'affetto che allora non poterono dare. Ah, voce senza affetto, voce senza pietà, voce della stessa patria di allora, voce della cattiva coscienza, voce che li ha mandati a morire. Senza pregio da vivi e senza pregio da morti. Una tradotta per l'andata, un funerale di terza classe per il ritorno. E scienziati senza luce, generali senza anima,
coi fratelli minori dei morti che li servono, si esercitano di nuovo ad uccidere in qualche bosco ceduo d'Europa, nel grigiore innocente dei tiepidi inverni. L'Italia fermamente crede nell'idea dell'Europa e per la costruzione dell'Europa vuole essere protagonista e sollecitatrice. L'Europa non richiede il rinnovamento dell'idea della nazione che anzi costituisce il presupposto per qualsiasi costruzione europea. Il mercato comune verrà. Intanto si balla il ballo comune. Le piccole borghesie fasciste sono pronte all'unità d'Europa in nome della comune aridità. Se ricomincia la guerra, di chi è la colpa? Dei peccati della povera gente, naturalmente. Dio punisce le sodome di stracci, le gomorre della miseria, le corse dell'amore pezzente. Muoiono anche i ricchi, naturalmente, ma per qualcosa. E questo qualcosa è la furia che fa del mondo il contrario di sé, una rovente rovina, un'oscurità senza fondo. Piccoli coreani, eravate in vita anche voi, ignorati perché noi ricchi ignoriamo la miseria. E il nostro pretesto è la lontananza, quasi che la lontananza guarisse i mali e nell'ultimo orizzonte vivessero uomini trascinati da vite celestiali, come piccoli orsi o castori. Eravate milioni di uomini come noi e per conoscervi abbiamo dovuto sapervi in guerra, sapervi vestiti come mendicanti di stracci militari, sapervi inferiori e superiori, seviziatori e martiri, fascisti e comunisti, come noi, proprio come noi, laggiù, dove l'orizzonte dell'orizzonte non basta a fare della vita solo vita. C'è qualcosa la cui colpa viene attribuita a voi, umili formiche esasperate, milioni di piccoli cadaveri. E i nostri ragazzi, coi nasi schiacciati e i visi di buoni, verranno chiamati coreani. I ragazzi del popolo, naturalmente. A Panmunjom si riuniscono per l'ennesima volta i plenipotenziari dell'ONU e quelli della Corea del Nord. Ma questa volta la riunione non è infruttuosa. Essa sanziona con la firma di un preciso accordo tra le due parti la regolamentazione del rimpatrio dei prigionieri. Primo